Ciao a tutti, io sono Eleni e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi wrap up dei mesi di aprile, maggio e giugno, mesi in cui ho letto abbastanza libri, quindi sarò breve. In alcuni casi sarò ancora più breve perché alcuni di questi libri già vi li ho fatti vedere nel book haul, che vi linko su nelle schede. Allora, partiamo subito. Il primo libro che ho letto è stato Auschwitz, era il numero 220.543, a cui ho dato 5 stelle su 5. Questo libro racconta di un prigioniero inglese che scopre l'orrore di Auschwitz, una storia vera, molto toccante e molto dolorosa. Consigliatissimo. Secondo libro che ho letto è stato La bambina che guardava i treni partire, che racconta l'orrore dei campi di concentramento, ma soprattutto della Germania nazista, con gli occhi di una bambina di 8 anni, costretta a viaggiare e a fuggire ai nazisti. Anche in questo libro ho dato 5 stelle su 5 ed è stato un libro dolorosissimo, peggio di qualsiasi altro, quindi anche questo molto consigliato, più di tutti gli altri libri sull'Olocausto che abbia mai letto. Terzo libro, un thriller, Il matrimonio delle bugie di Kimberly Bell, a cui ho dato 4 stelle su 5. La nostra protagonista Iris è sposata con Will da 7 anni ed è felice, ma lui le ha mentito perché doveva partire per la Florida, ma il suo nome appare tra i deceduti, tra le vittime di un aereo diretto a Seattle, e quindi Iris dovrà scoprire cosa è realmente successo e perché il marito le ha mentito. Libro molto ansiogeno e pieno di suspense, anche questo consigliato. Quarto libro, I segreti di Ashcroft, l'abisso di Federico Paccani, che è un sequel, il secondo libro di una trilogia. Questo libro ha meritato 4 stelle su 5 e racconta le avventure che dovranno affrontare Daniele e i suoi amici dopo ciò che è successo nel primo libro. Questo sicuramente è stato migliore, a me è piaciuto di più perché ovviamente 800 pagine di cose ne sono successe. Io spero che questa trilogia possa continuare al più presto perché voglio farci un video, perché non è soltanto un fantasy, ma ha dei valori reali e importanti. Quinto libro, L'isola delle anime di Pier Giorgio Puliscia, a cui ho dato 5 stelle su 5. Questo libro si apre con un omicidio che rimarrà risolto per molti anni e sarà compito di Eva e Mara doverlo risolvere quando si ripresenterà lo stesso omicidio ai loro tempi, diciamo. Questo libro ti fa pensare una cosa, ti fa pensare è stato quello sicuramente, poi in realtà si sconvolge tutto e succede tutt'altra cosa, è stato un'altra persona che neanche si prendeva in considerazione, quindi consigliatissimo, ragazzi, leggetelo perché Pier Giorgio Puliscia merita di essere letto da tutti. Prossimo libro, Il simbolo perduto di Dan Brown, a cui ho dato 4 stelle su 5. In questo libro ritroviamo Robert Langdon, professore di simbologia ad Harvard, che viene convocato a Washington per una conferenza sulla massoneria, ma ad aspettarlo c'è un personaggio inquietante che vuole servirsi di lui per svelare un segreto millenario sulla massoneria. E sarà compito di Robert scoprire chi è quest'uomo e impedire che questo messaggio venga diffuso. Ovviamente i libri di Dan Brown vanno un po' scemando. Questo me sì, mi è piaciuto molto, ma in confronto ai precedenti sicuramente è stato un po' più mediocre. Comunque 4 stelle su 5 se le merita tutte. Prossimo libro, Inferno, sempre di Dan Brown, a cui ho dato 3 stelle su 5 solo per il finale in realtà. In questo libro il protagonista è sempre Robert Langdon, che è a Firenze. Il problema però è che lui si risveglia in una stanza d'ospedale senza sapere come è arrivato lì, perché lì e soprattutto perché lo stanno cercando e vogliono ucciderlo. E attraverso la prima cantica della Divina Commedia, Robert Langdon dovrà ricomporre il puzzle degli ultimi 2 giorni e capire perché lo cercano. Ovviamente non è stato molto all'altezza dei precedenti di Dan Brown, quindi 3 stelle se le merita, sì. È stato un libro un po' mediocre,
Ma il finale, ragazzi, è pazzesco. Il finale è stato una bomba. Io purtroppo non ho potuto dare più stelle perché il resto, mediocre, ripeto. Però è sempre un libro carino che si può godere comunque. C'è anche il film, se lo potete vedere, ma io ve lo sconsiglio perché è diversissimo dal libro e mi hanno sconvolto il finale, che è la cosa migliore di questo libro, e io non accetto che nel film lo abbiano sconvolto così tanto. Poi abbiamo sempre Dan Brown con Origin, a cui ho dato 2 stelle su 5, questa è stata la delusione dell'anno. Non ho ancora letto il libro peggiore di questo quest'anno. Comunque, il protagonista Robert Langdon questa volta è a Bilbao, in Spagna, per assistere a una conferenza di Edmund Kirsch, che è un suo ex alunno, diventato poi futurologo. Infatti, Edmund Kirsch si pone 2 domande: da dove veniamo e dove andiamo? Lui ha fatto questa incredibile scoperta e vuole rivelarla al mondo. Poi, sempre Dan Brown con Origin, a cui ho dato 2 stelline su 5, la delusione dell'anno. Robert Langdon in questo caso è a Bilbao, in Spagna, perché deve assistere a una conferenza di Edmund Kirsch, un futurologo e scienziato, un suo ex alunno, che si è posto 2 domande: da dove veniamo e dove andiamo? Bene, la scoperta di Edmund Kirsch è minacciata e rischia di essere perduta, quindi Robert dovrà salvarla e poi metterla online in modo tale che più persone possibili la vedano. Il problema è che in 800 pagine non c'è assolutamente niente, non c'è niente, non c'è storia, non c'è un cavolo di niente. E non lo so, cioè, io voglio sapere come mai Dan Brown è riuscito a concepire un libro così, perché i precedenti sono stati, cioè, tutt'altra cosa. Mi dispiace perché anche molte persone ci hanno speso un sacco di soldi, cioè spendere così tanti soldi per un libro che alla fine non è niente, rode un po'. E infine, A volte ritorno di John Niven, a cui ho dato 5 stelle su 5. Vi spiego meglio la trama, le motivazioni per cui ho dato così tante stelle nella recensione che vi ho fatto e vi lascio su nelle schede. Comunque, Dio è andato in vacanza e quando torna trova il mondo allo sfacelo e per rimediare a questo danno manda nuovamente Gesù sulla terra, che tramite un talent show, oltre a suonare e cantare, manda questo messaggio di Dio, ovvero fate i bravi. E poi ovviamente finirà male, ovviamente, per Gesù, però per il mondo si risolverà, o meglio, si sta risolvendo il problema. E per ultimo, ma non meno importante, L'uomo di Pietroburgo di Ken Follett. In realtà questo libro l'ho iniziato a fine giugno, non ancora l'ho finito, però mi sembrava giusto citarvelo perché comunque vabbè, non lo so perché. Bene, questo video è finito, fatemi sapere nei commenti se avete letto uno di questi libri e fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! I'm not the one who's always right.